Buonasera, vi diamo il benvenuto a questo nuovo incontro di informazione e formazione che chiude il ciclo degli appuntamenti annuali della nostra rassegna Betty Informa, dedicata alle famiglie dei nostri alunni. Ora siamo in streaming e questo consente di accogliere la più ampia partecipazione, oltre che la possibilità di seguire, eventualmente di rivedere gli interventi dai canali social del nostro istituto anche in un secondo momento. Soprattutto sono a dare il benvenuto al professor Alessandro Achilli, nostro graditissimo ospite, che è con l'ISC Betty per la seconda volta, invitato dalla nostra dirigente, la dottoressa Anna Maria Isidori, che ha desiderato e progettato questo nuovo incontro con voi stasera, dopo che il ricercatore ha già collaborato con noi tenendo lo scorso novembre una lezione molto apprezzata destinata a tutti i docenti della nostra scuola, dal titolo Genomica delle popolazioni umane e animali, dalle origini dell'uomo moderno a quelle del coronavirus. Durante quella lezione il professore ha affrontato, sempre però con un linguaggio accessibile ai non addetti ai lavori e con una modalità piacevolmente comunicativa, un tema ampio, complesso e specialistico. E ci ha così permesso di viaggiare attraverso le ricerche della sua equipe nello spazio e nel tempo, da un continente all'altro e dall'epoca preistorica all'attualità pandemica dei giorni odierni. Il professor Achilli è genetista storico e antropologo. È docente universitario presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Spallanzani dell'Università di Pavia, che peraltro è una struttura insignita del riconoscimento di eccellenza da parte del MIUR. Attualmente Achilli è professore associato di genetica presso l'Università di Pavia, oltre che visiting scientist presso l'Università Britannica di Huddersfield, e ha ottenuto anche l'abilitazione come professore ordinario di genetica e di antropologia, e figura nell'elenco dei top Italian scientists. Quali sono le principali linee di ricerca del professor Achilli? Innanzitutto, lo studio della variabilità di sequenza del DNA, studio finalizzato a chiarire l'origine, l'evoluzione e i modelli di dispersione delle popolazioni, sia umane che animali. Quindi il professore è specializzato nella genetica storica. Poi la definizione del ruolo che svolgono le varianti del genoma umano e animale nelle varie patologie. E quindi le applicazioni identificative del DNA mitocondriale nella genetica forense. Il professore è autore e coautore di ben 105 pubblicazioni a oggi su riviste internazionali ISI, con ben 15 primi nomi, e ha lavorato a 3 capitoli di libro. Ora, la rilevanza scientifica delle sue pubblicazioni ce l'attestano le numerosissime citazioni e quello che nel linguaggio scientifico, che viene dall'inglese, si chiama Impact Factor. Oltre il fatto che 6 articoli dei suoi hanno meritato addirittura la copertina delle varie riviste scientifiche. Noi possiamo vedere e seguire il professore in interventi, interviste durante eventi televisivi e radiofonici. Io con questo mi fermo, lascio finalmente la parola al professore che ci guiderà in un affascinante viaggio nel mondo delle sue ricerche, delle ricerche del suo team, dei loro campi di studio, che sono a 360 gradi e ci permettono di muoverci tra scienza e umanesimo, al di sopra di qualunque sterile dicotomia scientifico-umanistica, nel mondo della ricerca con la R maiuscola. Sarà la possibilità per chi ci segue di interagire, intervenire, porre domande,
sempre tramite la chat YouTube oppure la funzionalità dei commenti Facebook. Bene, vi saluto calorosamente, ringraziando per la vostra partecipazione e soprattutto esprimo l'auspicio che insieme a voi possano cogliere l'opportunità fruttuosa di questo incontro anche i nostri alunni, soprattutto quelli più grandi della secondaria. Buon ascolto a tutti! Ok, grazie mille dell'introduzione, è un piacere ovviamente essere qui, è la seconda volta, come è stato accennato, che ho il piacere di raccontarvi delle nostre ricerche su Bettinforma e devo dire che ringrazio veramente la dirigente che è sempre molto gentile e sembra che il primo intervento sia stato apprezzato, speriamo lo sarà anche questo. Mi scuserete se all'inizio sarà un po' un monologo, perché voglio darvi un'idea di quello che possiamo fare attraverso lo studio di questa molecola che è il DNA, e poi lascio spazio ovviamente alle domande. Adesso condividerò lo schermo, vedrete delle diapositive che ho preparato per accompagnare meglio il discorso, e ripeto, se avete domande non esitate a chiedere. Allora, parto con la condivisione dello schermo. Perfetto. Allora, il titolo, partiamo dal titolo della presentazione. Il DNA racconta la storia dell'uomo, la prima parte del titolo. Allora, io ho organizzato questa presentazione in maniera abbastanza informale, abbastanza divulgativa, come peraltro è il mio solito fare, e analizzo le parole una a una. Allora, partiamo dal DNA. Il DNA ne abbiamo sentito tanto parlare, soprattutto in questi ultimi tempi, anche se con una lettera diversa, sentiamo più parlare di RNA, ma ci arriveremo alla fine. Che cos'è il DNA? Diciamo che i ragazzi che frequentano la scuola lo sanno tranquillamente, ma è anche i loro genitori. Questo, ad esempio, è mia figlia che ha fatto uno splendido modellino di DNA poco tempo fa durante le vacanze di Pasqua, e devo dire che è una riproduzione abbastanza fedele di quella che era l'immagine che era stata pubblicata ormai nel 1953 da Watson e Crick, che portando a compimento quella che forse è stata una delle ricerche scientifiche più importanti del secolo scorso, che gli è valso anche il premio Nobel, hanno definito proprio la struttura di questa molecola. Dobbiamo anche riconoscere, che spesso non viene fatto, l'apporto importantissimo di Rosalind Franklin. Ma in questa immagine, oltre a vedere la struttura del DNA, che come vedete assomiglia molto a quella che aveva riprodotto mia figlia, è importante vedere come questa, che è una ricerca scientifica che ho definito tra le più importanti del secolo scorso, occupi una sola pagina di una rivista. Come vedete, non è spesso necessario perdersi in tante parole se il significato scientifico di una scoperta è apparente, se è talmente rilevante che solo in una pagina si riesce a conquistare il premio Nobel. Ma il DNA, al di là della struttura, perché dico il DNA racconta? Perché quello che ci interessa non è tanto la struttura, è importante sapere come è fatta la molecola, no? come siamo fatti noi, ma è importante sapere soprattutto quello che c'è scritto all'interno del DNA. E quello che c'è scritto è scritto in un codice di 4 lettere, come un libro di storia, in questo caso semplificato dall'uso di solo 4 lettere, che sono ACTG. In queste 4 lettere, dalle infinite combinazioni di queste 4 lettere, c'è scritto come siamo fatti e anche da dove veniamo, come proprio in un libro di storia, la nostra storia genetica. Ce la portiamo dietro, l'abbiamo ereditata dai nostri antenati, in modi diversi, però effettivamente è così. Quello che vi chiedo di ricordarvi è la struttura per conoscenza personale, ma soprattutto capire che noi, quello che cercherò di fare io oggi, è cercarvi di farvi capire come attraverso la lettura di queste 4 lettere riusciamo a capire le nostre origini e non solo.
La storia dell'uomo. La storia dell'uomo, non dobbiamo pensare a un'evoluzione lineare, innanzitutto, ma dobbiamo pensare a quella che un'altra persona molto importante nel campo della genetica evolutiva ha definito ancor prima, che è stato Darwin. Lui ha detto che le relazioni tra tutti gli esseri viventi, e tra questi esseri viventi ovviamente anche tra individui della popolazione umana, può essere rappresentata in un albero evolutivo. Questo è uno dei disegni che faceva Darwin nei suoi diari, bellissimo, affascinante, e ci dice che praticamente noi siamo uno di questi rametti dell'albero e siamo in connessione gli uni con gli altri attraverso il DNA che passiamo da una generazione all'altra. D'altronde, il fatto di costruire degli alberi quando vogliamo ricostruire la nostra storia ci viene anche dalla nostra storia familiare, no? Quando vogliamo ricordarci come siamo connessi con tutte le altre persone che fanno parte delle nostre famiglie, questo sono io qualche anno fa, ormai, quando ho fatto la prima comunione, per capire come tutte queste persone in questa foto, alcune e altre che non ci sono, sono connesse gli une con gli altri, ricorriamo a quelli che si chiamano alberi genealogici, diciamo chi è il figlio di chi è stato il figlio di chi altro. Però questa ricostruzione genealogica ci permette di andare indietro, chi ha una memoria migliore va indietro ancora più anni, ma diciamo intorno agli ultimi 40 anni. In media, due generazioni, diciamo. Quando invece parliamo della storia dell'uomo, beh, lì dobbiamo andare molto più indietro. Le foto sono un po' più sfocate, perché abbiamo i reperti archeologici, i fossili che ci aiutano, ma questi, in questa storia evolutiva che parte 6 milioni di anni fa, noi, Homo sapiens, quindi l'uomo moderno, occupa quest'ultima parte, che sono 200.000 anni. Quindi un tempo sicuramente molto più ampio rispetto ai 40 anni di cui parlavo prima. Allora, il DNA, nel DNA c'è scritta tutta questa storia. Dobbiamo sapere solo dove leggerla e come leggerla. Dove leggerla? Abbiamo visto come è fatta la molecola, abbiamo visto cosa c'è scritto, come è scritta l'informazione, dove si trova. Questa è una cellula animale, quindi anche umana. Questa è una parte della nostra cellula che si chiama nucleo. All'interno del nucleo c'è la maggior parte di questa informazione genetica. Questo libro in cui c'è scritto come siamo fatti è un libro che è una combinazione di queste quattro lettere per un totale di 3 miliardi di lettere in totale. Quindi le nostre informazioni sono scritte in queste 3 miliardi di lettere. Ma, e qui vi chiedo un momento di attenzione, ho evidenziato adesso un'altra parte della nostra cellula, non più questo nucleo centrale un po' più grande, ma questo piccolo organello, si chiama mitocondrio, anche lì c'è del DNA. Questo DNA è più corto, ma è ugualmente informativo. Qui siamo intorno alle 17.000 basi, 17.000 lettere, ok? Lo sottolineo molto, uno perché è stato oggetto di studi sull'evoluzione dell'uomo per tantissimi anni. Io anche sono cresciuto, la mia esperienza scientifica è cresciuta soprattutto studiando il DNA mitocondriale. Ma questo DNA mitocondriale, che per quanto riguarda l'uomo moderno ci può raccontare fino a 200.000 anni, si trova fuori dal nucleo, e questo è importante perché deriva da un batterio. E inizialmente, quando eravamo proprio a livello di protogenoma, milioni di anni fa, era libero. Poi è avvenuta una simbiosi tra una cellula originale animale, anzi prima degli animali, e poi è diventato commensale. Quindi non tutti i batteri, questo è molto attuale come idea, nell'evoluzione del genoma innanzitutto, quindi del DNA, non dobbiamo pensare a un qualcosa di statico, dobbiamo pensare a un qualcosa che è molto fluido. Addirittura questo era un batterio che inizialmente viveva separatamente, poi è entrato all'interno di una cellula eucariote, questa è diventata poi una cellula animale, cellula umana, e ha continuato a seguire quella che era la storia dell'uomo e quindi dell'uomo moderno. Perché è importante questo DNA mitocondriale così piccolo, 17.000 lettere contro 3 miliardi di lettere? È importante perché, essendo
all'esterno del nucleo non lo ereditiamo sia dal papà che dalla mamma, ma lo ereditiamo soltanto dalla mamma, che fornisce la cellula uovo al momento della fecondazione. E questa cellula uovo contiene questo DNA, che è questo cerchietto, perché è circolare, e guardate qual è la cosa importante che potete vedere qui. Questo DNA mitocondriale, questo siamo noi, qui sono i nostri antenati, prima generazione, i nostri genitori, i nostri nonni. Vedete, per la parte materna, questa che sto seguendo con il mouse, questa molecola è trasmessa in maniera invariata. L'unica cosa che la fa variare sono l'accumulo di mutazioni, è come se cambiassimo delle lettere nel tempo. Mentre in quel genoma nucleare, di cui parlavo prima, più lungo, ma vedete, c'è una mescolanza di colori. Non abbiamo soltanto il colore della nostra nonna materna o del nostro nonno paterno. Abbiamo una mescolanza di colori. E questo rende difficile, più difficile leggere quello che c'è scritto in questo libro del DNA. Non impossibile, semplicemente lo rende più difficile. Per questo molti studi sull'origine, sulle storie delle migrazioni umane si basano sull'analisi del DNA mitocondriale. Perché possiamo risalire alla storia della nostra antenata mitocondriale comune, la nostra antenata che poi ha dato origine a tutti i suoi discendenti, tra cui ci siamo anche noi. Non solo le donne hanno il DNA mitocondriale, non voglio che sia... Che siano fraintese le mie parole, sia gli uomini che le donne, vedete, questi sono i maschi, questi sono le donne, ma solo le donne sono poi in grado di trasmetterle, per questo si chiama anche una prospettiva al femminile dell'evoluzione umana. La controparte di tutta questa molecola è che solo le donne che hanno delle figlie femmine, che poi avranno altrettante figlie femmine, sono in grado di trasmetterle. Per cui perdiamo una parte della storia, questa è una limitazione del DNA mitocondriale. Però, tenendo in mente questa idea, questa limitazione, sicuramente quello che ci permette di fare già questa struttura, no? Vediamo qui la struttura di un albero, è la stessa che vediamo prima, semplicemente parliamo di un albero rovesciato, in cui la nostra antenata è la radice, e noi, come vi dicevo prima, e come aveva già intuito Darwin molto tempo prima di me e di tutti gli scienziati attuali, noi siamo i rametti. Più siamo vicini al tempo attuale, più siamo rami, siamo foglioline di questo albero. Ma ci dà l'idea, questa immagine, del fatto che si possa ricostruire quella che è la storia della nostra, di un antenato comune, di un'antenata comune. A tutte le popolazioni umane attuali. Ecco, questo è stato fatto, questa non è altro che la stessa immagine, questo è un albero, e questo è un albero reale, questo è un albero basato su sequenze di DNA. Sequenze di DNA prese da tutte le popolazioni del mondo, Eurasia occidentale, Africa, Oceania, l'Eurasia occidentale ovviamente comprende anche l'Europa, sono messe in connessione le une con le altre, queste foglioline, questi rametti, fino ad arrivare alla radice. Guardate, la radice è 200.000 anni fa, in accordo con quelli che sono i dati archeologici, i dati sui fossili, e ci dice che i rami più antichi si trovano in Africa. Questo è in accordo con l'ipotesi dell'Eva africana. Quindi l'origine dell'uomo moderno, vista da una prospettiva femminile in questo caso, ma poi è stata confermata anche dalla prospettiva maschile, è un'Eva africana. Successivamente, qui avete una scala temporale, 200.000 anni fa origine dell'uomo moderno, tra 60 e 70.000 anni fa, vedete, questo ramo ha dei discendenti sia in Africa sia fuori dall'Africa. C'è stata una migrazione delle antiche popolazioni umane fuori dall'Africa. Quelli che vedete qui con delle lettere sono i nomi che sono stati dati a questi rami. Sono stati nominati con delle lettere dell'alfabeto, A, B, C, D e così via, e ognuno di noi appartiene ad uno di questi rami. Io ad esempio appartengo al ramo J, si chiama anche, se userò questo termine ricordatevelo, il ramo dell'albero filogenetico, si chiama anche aplogruppo. Da qui quello che vedete scritto qui, aplogruppi. Ecco, studiando la distribuzione di questi aplogruppi, oltre a ricostruire la storia dell'Eva africana e dell'uscita dall'Africa,
si è andata a studiare le migrazioni più antiche. Parliamo qui di migliaia di anni fa. L'arrivo in Europa, 40-45 mila anni fa, dell'uomo moderno. L'arrivo nelle Americhe, che è stato l'ultimo continente ad essere colonizzato dall'uomo moderno, circa 15-20 mila anni fa. Perché a quei tempi c'era la possibilità di questa connessione attraverso la Beringia. Per quanto riguarda l'Europa, gli europei sono un mescolamento di tante migrazioni che è su questo, su chi sono veramente gli antenati degli europei moderni e poi vedremo anche degli italiani in particolare, si sono interrogati non solo i genetisti di popolazione come me, ma anche gli antropologi, gli archeologi, i climatologi e capirete perché anche la climatologia, anzi ve lo dico subito, climatologia è importantissima per esempio nella colonizzazione delle Americhe. Qui c'è il mare, lo stretto di Bering attualmente. 20.000 anni fa c'era un picco glaciale, abbassamento del livello del mare, c'era un percorso che ha consentito di colonizzare queste nuove terre. Quindi la climatologia è importantissima per ricostruire la storia dell'uomo. La linguistica, se ne è parlato tanto del parallelismo tra lingue e geni. Ok, gli europei, primo influsso, quello che vi ho detto prima, uscita dall'Africa, cacciatori e raccoglitori circa 40.000 anni fa. Successivamente, 10.000 anni fa, sviluppo dell'agricoltura, mezzaluna fertile, Medio Oriente, stessa altra migrazione, pastori delle steppe 5.000 anni fa, quelli che forse hanno portato anche le lingue indoeuropee. Quindi l'Europa, il pool genico degli europei attuale, è un mescolamento di queste migrazioni. In che proporzioni è quello che cerchiamo di scoprire noi, genetisti di popolazione, andando a leggere il DNA delle attuali popolazioni. Per quanto riguarda l'Italia, proprio recentemente abbiamo pubblicato il lavoro 2 anni fa, abbiamo raccolto il DNA da 1.500 persone che volontariamente hanno deciso di partecipare a questa ricerca. Abbiamo raccolto informazioni sulle loro origini genealogiche, vi ho detto prima, per sapere se effettivamente si potevano definire rappresentanti della popolazione italiana, quelli che abbiamo incluso nello studio dovevano essere italiani da almeno 2 generazioni. Assolutamente niente di a che fare con razzismo in questo caso, semplicemente gli altri andranno a rappresentare un'altra popolazione, tutti insieme siamo connessi attraverso leva africana d'altronde, come vi ho detto. E se confronto, aggiungo un'informazione, scusate, apro una parentesi, ma a cui tengo molto, se io confronto il genoma tra 2 individui, da qualunque parte vengano, 99,9% del loro genoma è identico, lo 0,1% è quello che leggiamo per capire le differenze. Questo lavoro è stato pubblicato nel 2019 in una importante rivista, ovviamente non è un lavoro solo dell'Università di Pavia, ma hanno contribuito diverse altre università italiane e all'estero, e ci ha detto delle informazioni importanti, molto importanti sulla storia dell'Italia, alcune conferme e alcuni dati che non ci aspettavamo neanche noi. Ad esempio, il fatto che la diversità genetica delle attuali popolazioni italiane è paragonabile a quelle dell'Europa intera. I picchi più alti che vedete qui significa maggiore diversità. Quanta diversità c'è in un posto? I picchi più alti sono l'Italia, verde chiaro, e Europa intera, cioè popolazioni prese da tutto il resto dell'Europa. In altri casi abbiamo invece una diversità molto più bassa. Questo vuol dire che ad alcuni pool genici di alcune regioni, ad esempio in questo caso della Danimarca, hanno avuto una storia genetica più ristretta, non tanti flussi migratori, mentre invece al pool genico dell'Italia, degli italiani attuali, hanno contribuito tantissimi flussi migratori. Quali erano questi flussi migratori? Abbiamo trovato sia tracce che risalgono ai cacciatori raccoglitori a 40-50 mila anni fa, il colore verde rappresenta questa componente nelle diverse aree dell'Italia, la componente anatolica, quella degli agricoltori che arrivarono 10 mila anni fa, la componente delle steppe, quella dei pastori che arrivarono 5 mila anni fa, una componente del Medioevo, che arrivava dall'area del sud del Mediterraneo, e questo quindi una mescolanza di qualcosa che già si sapeva. Poi una nuova componente,
che veniva dal Caucaso e che è stata identificata per la prima volta analizzando la popolazione italiana. Quindi una nuova informazione. Oltre a capire come erano distribuite le varie componenti, anche una nuova ancestry, si dice, una componente ancestrale che non era stata definita inizialmente, anch'essa datata 5.000 anni fa. Cosa possiamo fare? Abbiamo analizzato tantissima popolazione italiana, i 1.500 volontari venivano da tutte le regioni d'Italia, abbiamo voluto rappresentare tutte le regioni. Qual è il passaggio successivo che si può fare in questo tipo di analisi? Si può fare andare ad analizzare i genomi antichi. Che vuol dire genoma antico? Vuol dire un DNA che viene estratto non a individui attualmente viventi, ma da reperti ossei, dai fossili, da quelli che vi dicevo prima, che, in cui avevamo la foto iniziale. E questo ovviamente ci dà come una macchina del tempo, no? Andiamo a vedere qual era la variabilità, ad esempio, in un reperto osseo che risale a più di 1.000 o addirittura decine di migliaia di anni fa. Ovviamente questo non è semplice come analizzare il DNA moderno, servono quelle che si chiamano camere bianche, che sono dei laboratori a contaminazione controllata. Qui è una rappresentazione molto schematica del nuovo laboratorio per l'analisi del DNA antico che abbiamo inaugurato proprio lo scorso anno qui a Pavia, grazie al finanziamento come Dipartimento d'Eccellenza, e dovevamo vestirci proprio come siamo abituati a vedere nelle analisi di genetica forense, per evitare la contaminazione nostra. In questi scheletri purtroppo ci sono, il DNA c'è ancora, ma è molto degradato e in poca quantità. Noi, quello che abbiamo sulle nostre mani, perché anche noi perdiamo cellule in continuazione attraverso la pelle e attraverso, per esempio parlando, attraverso la saliva, potremmo contaminare queste molecole. Quindi tutta questa protezione non è in questo caso per noi, Sono le stesse camere bianche in cui si analizzano i virus, i batteri, ma in questo caso non proteggiamo noi stessi, proteggiamo il reperto, perché è importantissimo. Ecco, un esempio di uno dei lavori che abbiamo fatto recentemente sempre sull'Italia, su una regione che confina con le Marche, no? Con l'Umbria. Io insegnavo prima all'Università di Perugia, avevo iniziato un lavoro insieme ad altri ricercatori dell'Università di Perugia, in particolare la dottoressa Lancioni, con cui abbiamo raccolto più di 500 umbri moderni e abbiamo fatto una comparazione con 29 umbri antichi che erano stati scavati nella necropoli di Colfiorito, proprio al confine con le Marche, sull'Appennino, e che risalivano tra il IX e il III secolo prima di Cristo. Ecco, abbiamo analizzato questo DNA e li abbiamo messi in paragone abbiamo confrontati con popolazioni di tutta l'Eurasia occidentale, quindi dal Medio Oriente al Caucaso all'Europa, e abbiamo analizzato l'Umbria suddividendola in sottosettori, proprio per fare un'analisi microgeografica. In base alle barriere geografiche che c'erano, abbiamo analizzato l'Umbria del centro, l'Umbria del nord, l'Umbria del sud. Ecco, l'Umbria, vedete, è un po', suddividendola in varie aree, va vicino a diverse altre popolazioni, e questo ci indica che ci sono stati molti input genetici che nel tempo hanno plasmato il pool genico della popolazione degli Umbri attuali, a partire dal Neolitico, a partire da 10.000 anni fa. Ma poi, se andiamo a vedere l'Umbria dell'Est, la parte più orientale dell'Umbria, proprio quella al confine con le Marche, quella più vicina all'Appennino, che se volete è anche rimasta un po' più isolata rispetto al resto dell'Umbria, vediamo una somiglianza, si discosta un po' dal resto e presenta delle similarità con le popolazioni che sono un più centro dell'Europa centro-orientale, fino ad arrivare quasi a una connessione con quei gruppi nomadi che arrivarono, che ho detto prima, che arrivarono circa 5.000 anni fa dalle steppe dell'Asia centrale. Ok? E oltretutto, questo è legato ad alcuni dei rami dell'albero, L5, L4, ma anche e soprattutto al J. Questo aplogruppo J, di cui faccio parte anch'io, è ritrovato, vedete, queste barre di colore diverso rappresentano i diversi rami nelle popolazioni attuali e antiche, quelle scavate nella necropoli di Corfiorito,
e vediamo che questo giallo ha una predominanza solo nell'est dell'Umbria e nel DNA antico estratto da questi reperti della necropoli di Colfiorito. Quindi c'era una continuità genetica locale soltanto nella parte dell'Umbria orientale. Andando a confrontare questi DNA antichi che avevamo scavato in Umbria con altri DNA antichi di altre parti d'Europa, si vede, vedete, questa è l'Umbria, i più vicini all'Umbria sono proprio le popolazioni del sud della Germania, della Polonia, dell'Ucraina. Quindi conferma questo input dall'Europa centro-orientale che si è mantenuto poi soltanto fino ai tempi nostri, ma solo nella parte orientale. Quindi una continuità genetica locale che abbiamo potuto evidenziare grazie all'analisi del DNA antico. A questo punto, poiché io sono una persona che cerca sempre di trovare nuovi modi per avvalorare quelle che sono le teorie, qualche anno fa, ormai una decina di anni fa, mi sono chiesto dove possiamo trovare ulteriori informazioni sulla storia dell'uomo. E devo dire che grazie a un finanziamento del Ministero, anzi a due finanziamenti successivi, in un programma Futuro in Ricerca, quindi dove finanziavano giovani ricercatori, ho detto, l'uomo si è sempre portato dietro, almeno durante il Neolitico, gli animali domestici, o come animali di compagnia, o come fonte di sostentamento. E quindi, analizzando la storia genetica di questi animali, magari possiamo ricostruire anche meglio la storia dell'uomo, e quindi è nato questo progetto che ha avuto un notevole successo, che era Uomini e animali domestici, ricostruzione di storie genetiche parallele. Ovviamente a partire dalla domesticazione in avanti, quindi negli ultimi 10.000 anni. Ecco, e qui nascono i lavori, quelli più interessanti, no? Ad esempio, a me piace molto fare le presentazioni anche dal vivo, perché questa è una cosa che chiedo sempre durante le mie presentazioni, che cosa hanno in comune tutte queste figure che vedete qui. Hanno in comune, a parte i ricercatori che hanno fatto lo studio, ma in questo caso mi concentro soltanto sul cavallo, ecco, questi bovini, questo cavallo e questa persona sono tutti originari della Toscana. Maremmano, Chianina e Maremmana. Perché li ho messi insieme? Perché in uno studio, anzi in più studi che abbiamo fatto in momenti diversi, abbiamo trovato questa storia genetica parallela tra le popolazioni della Toscana umane, con le popolazioni bovine che ritroviamo, vedete i colori diversi che trovate nella Chianina e Maremmana, li ritrovate soltanto nel Medio Oriente. E se andiamo a vedere poi il cavallo maremmano viene a spostarsi molto di più verso le popolazioni del Medio Oriente. E questo parla di un flusso genico abbastanza recente, circa 2000 anni fa, da questa terra che si chiamava la Libia, che adesso sarebbe la Turchia, fino alle coste dell'Italia centrale, in particolare alle coste della Toscana. E questo è conferma quella che era la teoria di Erodoto sull'origine degli Etruschi a partire proprio dalla Libia. Quindi questo è stato confermato proprio un'analisi parallela di uomini toscani moderni, bovini e maremmano. Ma addirittura si possono fare studi ancora più particolari. Ad esempio, se uno pensa a questa immagine, non pensa mai di poter estrarre del DNA da una statua, in realtà siamo stati in grado di estrarre del DNA ed era semplicemente il DNA che veniva utilizzato da Donatello per creare la colla con cui andava a fissare il colorante sulla statua. Le colle collagene veniva fatto un tempo, queste colle venivano fatte utilizzando delle ossa di bovini in particolare, quindi il DNA che abbiamo estratto era quello che veniva utilizzato come per preparare la colla appunto da Donatello e che ci ha rivelato una linea, questa linea R nei bovini attuali che attualmente è meno dell'1 per 1000 dei bovini. Quindi evidentemente ai tempi in realtà no, era molto più diffusa. Questo per farvi capire il non solo, storia dell'uomo e non solo.
questa è la distribuzione di questa linea attuale. Si trova soltanto in Italia, ma a frequenze, qui non leggete bene, ma che sono molto inferiori all'1%. Non è stata sempre, e i fatti più recenti ce lo insegnano, non è stata sempre una convivenza che ha portato benefici per l'uomo, perché dagli animali, dai nostri compagni di avventura, non abbiamo trovato soltanto sostentamento, ma anche forza per il lavoro nei campi, per lo spostamento, quello che vogliamo, ma abbiamo avuto anche dei virus e delle, diciamo, degli organismi patogeni, che sappiamo adesso sono quelli che danno origine a delle zoonosi, malattie che sono trasmesse dagli animali all'uomo. Ecco, il 68%, qui ci sono anche dei link che portano direttamente a questi valori che sto riportando, il 68% delle malattie infettive emergenti derivano da zoonosi. Quindi si sono trasmesse da animali a uomo attraverso questo che si chiama spillover, che è il salto di specie. Questo è un libro che è andato a Ruba lo scorso anno, è ancora veramente un bel libro comunque, vi consiglio assolutamente la lettura. Quindi ha portato anche cose negative, per esempio la maggior parte di quelle che sono state epidemie o anche adesso purtroppo pandemie hanno questa origine zoonotica, e noi stessi abbiamo accentuato questo. Perché? Perché ad esempio pensiamo al disboscamento che c'è stato negli ultimi anni. In queste foreste vivevano in un ecosistema in equilibrio questi microrganismi con animali e vegetali che non prevedevano la presenza umana. A seguito del disboscamento hanno dovuto trovare degli nuovi ospiti, e spesso questi nuovi ospiti sono stati l'uomo. Ovviamente ho parlato di zoonosi e non possiamo non parlare di coronavirus. Allora, che cos'è il coronavirus? Vedete che si inquadra bene in questo argomento, lo vedrete come si inquadra in questo argomento. Cos'è il coronavirus? Innanzitutto il coronavirus è un virus che ha una struttura a forma di corona, e quando parliamo di virus, di solito, come definiva un premio Nobel per la medicina, si tratta di cattive notizie in una busta di proteine. Abbiamo un involucro proteico, che sono altre molecole, qui ho un'immagine, questo è l'involucro proteico di un coronavirus. Il coronavirus attuale si chiama SARS-CoV-2 perché è un coronavirus, è il secondo coronavirus che è stato identificato nell'uomo e che è responsabile di una sindrome respiratoria acuta e severa, da qui il nome SARS-CoV-2. Questo involucro proteico, le informazioni negative le porta sotto forma non di DNA, ma di RNA. L'RNA e il DNA sono molecole molto simili. Se parliamo in termini dell'informazione genetica che c'è scritta dentro, semplicemente anziché avere A, G, C, T, che vi ho detto le quattro lettere iniziali, abbiamo tre che sono identiche, un'altra è si chiama U, uracile, anziché timina. Ma l'idea è la stessa, può essere il depositario dell'informazione genetica. In questo caso questo virus ha un genoma che anziché essere ADNA è un genoma RNA. La grandezza è molto più piccolo del genoma umano, parliamo di 30.000 basi, è più simile a quello che è un genoma mitocondriale. Addirittura in termini di geni, che sono le parole attraverso le quali sono combinate queste lettere, sono molto poco numerose. Ma questo, diciamo, è un argomento che merita un'altra presentazione. Quello che mi interessa spiegarvi è come si è arrivati alle origini del coronavirus. Si è capito prima come funziona e si è visto, questo è importante per quello che viene dopo, è che una di queste proteine, in particolare la proteina ACE, era indispensabile per l'interazione con le cellule umane. Questa è l'interazione tra un coronavirus e delle cellule umane. Questi recettori ACE delle cellule umane interagivano con queste spike protein, proteine spike a forma proprio di spina del coronavirus, e permettevano l'ingresso del virus, l'attacco del virus alle cellule.
tutta una discussione sull'origine del coronavirus. Si partiva dall'idea di un'origine in laboratorio, ma poi successivamente l'ipotesi prevalente, attualmente prevalente, è quella proprio di un'origine zoonotica, di un salto di specie. Ci si è interrogati come questo sia potuto succedere, quale sia stato l'animale che ha portato a questo salto di specie. Si è fatta un'analisi dei coronavirus isolati dal genoma umano, questi in rosso sono quelli isolati dal genoma umano, con altri, qui ho riportato semplicemente una sintesi di queste informazioni, con altri che sono stati isolati da diversi altri organismi. Questa è la prima infezione da SARS-CoV, il SARS-CoV-1, che è avvenuta nel 2002-2003. Questa è quella attuale. Nel caso del SARS-CoV-1, l'organismo più vicino come sequenza di coronavirus è questo civet, che non è civetta, è uno zibetto. Purtroppo i termini scientifici sono spesso in inglese. Invece, la specie più vicina rispetto a quella umana attuale del coronavirus attuale è questo pangolino del Borneo, così carino. In comune, tutti loro hanno una certa somiglianza col coronavirus dei pipistrelli. Questo è l'organismo serbatoio, quello dove si riproduce normalmente il coronavirus. È avvenuto un salto di specie in un caso nel zibetto, poi nell'uomo, in questo caso nel pangolino e poi nell'uomo. Ma com'è possibile questo salto di specie nell'uomo? È possibile perché questa è la conferma genetica, è la conferma proprio di allineamento, di comparazione del genoma. Tra il pangolino e quello umano, più del 90% del genoma è identico, soprattutto a livello di quella proteina spike, questo picco che vedete di similarità è relativo alla proteina spike. Ecco, questo salto di specie sembra che sia avvenuto proprio a livello del mercato di Wuhan, dove lo zibetto, dove, scusate, il pangolino viene venduto purtroppo in maniera spesso illegale, quotidianamente. Questo quindi conferma che c'è stato un salto di specie prima nel pangolino, che è stato l'ospite intermedio, poi nell'uomo, e nell'uomo ha portato allo sviluppo di quello che conosciamo come disease, malattia dovuta al coronavirus, identificata nel 2019, da qui l'acronimo COVID-19. Ecco, perché vi ho detto fitta bene con quello che vi ho detto finora? Perché se voi pensate alla lunghezza del genoma del coronavirus, è un RNA anziché un DNA, ma vi ho detto non cambia molto, ci ricorda molto il genoma mitocondriale. Lì eravamo a 17.000 basi, qui siamo a 30.000, il numero di geni è molto simile. Ecco, dei colleghi hanno analizzato queste sequenze di coronavirus come se fossero quelle di un genoma mitocondriale. Hanno cercato di metterle in connessione attraverso un albero filogenetico, hanno identificato i vari rami e sono riusciti a identificare l'origine comune di tutti i genomi di SARS-CoV identificati al momento in cui è stata pubblicata questa rivista, hanno un antenato comune che risale, guardate proprio, a novembre 12 del 2019, che ovviamente fitta bene con i dati epidemiologici. Un'altra cosa un po' più preoccupante che hanno scoperto è che il tasso di mutazione, quindi le varianti che vengono accumulate nel coronavirus rispetto a quello mitocondriale umano, è molto diverso. Con che velocità un coronavirus evolve, cioè varia il suo genoma. Variare il genoma significa potersi adattare ad altre condizioni e ad altri ospiti. Questa è la frase che riassume questa informazione e, al di là che è scritta in inglese, ma quello che ci dice è che mentre il genoma mitocondriale umano muta una volta, accumula una variante ogni 5.000 anni, il SARS-CoV-2 accumula una variante ogni 22 giorni. Capite bene quindi com'è importante fare una lotta rapida contro la diffusione di questa pandemia, perché è in continua evoluzione, in un'evoluzione velocissima, questo genoma. Ok? Chiusa questa parentesi di attualità, vi rubo solo altri 5 minuti, ma lo studio del DNA è in grado solo di raccontare queste storie un po' popolazionistiche, di specie, di organismi, o è in grado anche di raccontare la storia di un singolo individuo?
mi può dire chi sono e da dove vengo? Ad esempio, se volessi chiedere al mio DNA, analizzando il mio DNA, posso risalire esattamente chi sono e da dove vengo? Allora, innanzitutto vi dico, è stato già detto nell'introduzione, sono un genetista di popolazione del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, la maggior parte di questi lavori li ritrovate pubblicati su riviste, ve ne faccio vedere solo alcuni, parlavamo di alcuni che hanno meritato la copertina della rivista, uno recentissimo sulla storia dei nativi americani che è stato pubblicato su una rivista molto importante, ma se vedete, ovviamente non è solo l'Università di Pavia, non è solo Achille Alessandro, sono spesso questi lavori, qui in questo elenco ci sono almeno 40 persone che hanno contribuito al lavoro e che sono ringraziate, senza contare soprattutto le persone che hanno permesso riuscire a fare queste ricerche donando il loro DNA attraverso un campione biologico. Ecco, ma perché nella diapositiva di prima, che sicuramente l'avrete riconosciuto, c'era anche un'immagine di Risorgimarche. Perché un'immagine di Risorgimarche? Io avrete riconosciuto dall'accento che sono nato a Roma, ho vissuto per diverso tempo a Perugia, vivo attualmente a Pavia dal 2001, quindi come mai un'immagine di Risorgimarche? Tra l'altro questa è una foto che ho fatto io. Chiediamo al DNA, come si fa a chiedere al DNA? Esistono adesso dei kit che vengono venduti, non sto sponsorizzando, anzi, ma io li ho voluti testare per vedere se effettivamente funzionavano. Alcuni addirittura venduti da Google o altre compagnie tipo Ancestry e National Geographic. Li ho voluti testare per vedere se avevano affidabilità scientifica. Ecco, quello che ho visto è innanzitutto origine materna, vi avevo detto prima, J1, origine paterna, un altro aplogruppo, qui ho tutta la storia della mia origine materna, ma la cosa più sorprendente è quando poi si è analizzato il genoma nucleare, tutti quei 3 miliardi di lettere, la prima regione che è venuta fuori come il match più probabile, la mia origine più probabile, sono le Marche. E infatti i miei genitori e i miei nonni, io non ho detto niente alla company, non dico quale, che ha fatto, io le ho testate un po' tutte, questo è un output di una di queste company, un report che vi viene data, la prima regione sono proprio le Marche. Mi ha detto al 95% sei italiano, 95% di probabilità sei italiano, molto molto probabilmente la tua regione di origine sono le Marche. E infatti io, se analizzo il mio albero genealogico, penso di arrivare solo alla regione Marche. Ma una parte del mio genoma può andare molto più indietro del tempo e mi dice, guarda, che circa il 4% del tuo genoma viene da molto più lontano, viene addirittura dal Medio Oriente, dalla Mesopotamia. E questi kit che confermo che hanno delle basi scientifiche molto evidenti, volevamo fare anche un progetto con una di queste company, ci dice che le nostre identità personali, che poi sono delle identità genetiche, devono andare oltre i confini convenzionali. Siamo per forza portati a dover andare oltre i confini convenzionali. Questo è uno dei libri che abbiamo scritto insieme al mio collega e amico Ugo Perego, e in un progetto molto bello dell'Università di Pavia che cercava di studiare anche le migrazioni che sono in atto attualmente nel Mediterraneo. E questo sicuramente è un qualcosa che sostiene qualcuno che è anche molto più importante di me nel campo della genetica di popolazione. Ad esempio è una delle frasi che venivano spesso dette dal professor Luigi Luca Cavalli Sforza, di cui siamo stati definiti gli eredi, effettivamente ha studiato qui, effettivamente il mentore era il mentore del mio mentore, e lui diceva che ogni villaggio, ma anche ogni persona, è un microcosmo che tende a riprodurre il macrocosmo dell'umanità intera, anche se in porzioni un po' diverse. Quindi nel nostro genoma c'è scritta la nostra storia recente, che magari è un po' più limitata, ma c'è scritta anche tutta la nostra storia antica, che va molto oltre i nostri confini convenzionali. E un'altra frase che diceva
lui sempre, che la cosa più importante, che sicuramente ha ispirato anche la mia attività di ricerca, è dire non lo so e voglio sapere. E vi ringrazio con questo. Bene, grazie, grazie di cuore per questa esposizione così ricca, dettagliata, ma allo stesso tempo comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Veramente tantissimi gli spunti di riflessione, le possibilità di collegamento da un ambito all'altro, appunto come dicevo all'inizio, dall'umanesimo, dall'antropologia alla scienza. Grazie veramente, e ancora più mi auguro che alcuni dei nostri alunni, soprattutto delle terze medie, abbiano seguito. E vedo che ci sono delle domande che il nostro tecnico sta già mettendo a video. Allora, io darei la precedenza a queste domande, anche se poi una batteria di curiosità ce l'avrei anch'io da chiedere. Allora, la professoressa Tessa chiede come funzionano i vaccini a RNA. Ok, ovviamente non è il mio ambito di ricerca, perché non sono un genetista medico, però so qualcosa di questi tipi di vaccini. La differenza è che esistono i vaccini RNA, per cui la molecola che va a stimolare poi il sistema immunitario è proprio una molecola di RNA, che è tra virgolette sintetizzata in vitro, invece altri vaccini che sono dei vaccini che partono da virus modificati, da parti di virus modificati. Quindi semplicemente è una molecola, vi ho detto che il genoma del coronavirus è una molecola di RNA, in questo caso viene presa una parte di questa molecola, ovviamente inattiva, che va a stimolare il nostro sistema immunitario, che lo riconosce come un non-self e sviluppa degli anticorpi che sono specifici per, in quel caso, per un RNA che è simile a quello del coronavirus. Bene, allora Giancarla Funari chiede, alcuni sì. Studiosi hanno detto anche dalle caverne piene di pipistrelli situati nei pressi delle montagne di Wuhan, qual è l'attendibilità di questa ipotesi? Sì, l'ho detto, la connessione con i pipistrelli assolutamente c'è, le caverne piene di pipistrelli in realtà non stanno solo a Wuhan, stanno in tante parti, anche nelle Marche devo dire, ma il pipistrello è riconosciuto essere assolutamente l'organismo serbatoio in cui questo virus si riproduce normalmente, quindi sì, è attendibile assolutamente. Bene, intanto che arrivano ulteriori domande, curiosità, è sempre affascinante ascoltare la narrazione delle ricerche del professore. Io così, vorrei chiedere forse una domanda basilare, però ecco, magari di qualche interesse per chi non è dell'ambito scientifico, comunque per i non addetti ai lavori. Cioè, prima di tutto, come si svolge un campionamento biologico? E poi se cortesemente potrebbe mettere in luce quali sono le difficoltà nell'analisi del DNA antico piuttosto che del DNA moderno. In questo, quali sono le popolazioni che, oltre agli etruschi di cui abbiamo sentito parlare, alle popolazioni precolombiane, la vostra equip sta studiando dal punto di vista genetico? Ecco, io chiederei questo. Grazie. Ok, parto una domanda per volta. La prima domanda, scusa, mi puoi ricordare la prima domanda? Sì, come si svolge un campionamento biologico? Okay. Ah, questo è molto interessante, perché ovviamente io un campionamento biologico, prima di tutto, può essere una volta fatto, viene conservato il materiale biologico anche in delle biobanche per decenni. Io ho dei campioni popolazionistici che derivano proprio anche, abbiamo nel nostro gruppo di genomica delle popolazioni, abbiamo dei campioni che erano stati raccolti proprio da Cavalli Sforza o dalla professoressa Silvana Santachiara, che purtroppo ci hanno lasciato entrambi, ma ci hanno lasciato questi campionamenti. Un tempo veniva prelevato il sangue periferico, che era ovviamente un metodo troppo invasivo che sicuramente a dei problemi. Attualmente il sistema di campionamento viene fatto attraverso la saliva, quindi attraverso le cellule della mucosa buccale all'interno con un codon fioc, viene fatto
uno strofinamento all'interno della mucosa boccale e da lì viene fatto un campionamento biologico, quindi assolutamente non invasivo, senza problemi, e in contemporanea per i nostri scopi di generia di popolazione viene richiesto un piccolo pedigree in cui sappiamo l'origine genealogica del campione. Popolazioni interessanti assolutamente, per me, almeno per gli studi che sto facendo attualmente, sono le popolazioni indigene americane, perché ovviamente precolombiane, perché ovviamente sono arrivate in un territorio che era vasto senza trovare nessuna opposizione e poi hanno subito un collo di bottiglia durante il colonialismo, e quindi ricostruirne la storia per un genetista di popolazione è una sfida molto affascinante. E in questo ambito, nello studio soprattutto in quel caso di popolazioni che magari adesso non hanno molti rappresentanti, è importante rifarsi ai dati che sono dati storici, dati archeologici, quindi campionamenti, reperti archeologici, e dati storici. Per esempio, nel lavoro ultimo che avevo citato sull'origine dei panamensi, siamo tanti coautori, ma la maggior parte sì, genetisti, ma poi secondo nome in importanza è una storica dell'Università di Siviglia, poi ci sono tutti gli archeologi che hanno fatto gli scavi, gli antropologi che hanno interpretato quelli che erano i risultati di questi scavi, e trovando anche situazioni molto particolari. Ad esempio abbiamo trovato, faccio un esempio, una sepoltura in cui c'era uno scheletro intero di una donna sepolta insieme a 9 teschi maschili, e ci si chiedeva in antropologia il significato di questo tipo di sepolture, e in realtà sembrava che riferito alla tradizione di alcune comunità indigene proprio di Panama, che avesse un significato antropologico. Era una veggente, lei, molto riconosciuta, e questi teschi erano delle persone rispettabilissime che erano state, che loro ritenevano importantissime, che erano riusciti a sconfiggere in battaglia, e proprio grazie a conservare questi reperti avevano accesso sia alle loro conoscenze, sia alla loro forza, sia alla capacità di chiaroveggenza, e quindi alla fine venivano sepolti interi. Poi ovviamente c'è tutta la questione sulla storia, parlo di Panama perché è un argomento veramente molto interessante da un punto di vista mio. C'è stato il colonialismo, l'impatto del colonialismo sul lato maschile e sul lato femminile, i dati storici parlano in realtà di una popolazione femminile di migrazione, di colonizzatori, che era molto più abbondante. I dati genetici invece ci dicono che era soprattutto maschile, che erano soprattutto maschi i colonizzatori. Quindi questo bias che troviamo può avere diverse spiegazioni, ovviamente. Bene, vedo un'altra domanda, professore. Emiliano Carassai chiede al dottore di spendere due parole per appassionare i nostri figli alla ricerca scientifica e all'approfondimento in generale. Allora, approvo questa domanda. Approvo tantissimo, anch'io speravo di averlo fatto già durante la presentazione, evidentemente no, lo faccio ancora di più perché è semplice, no? Uno dei film che piacciono di più, per esempio nel mio ambito, io da piccolo sognavo di riuscire a costruire la macchina del tempo. Non ci sono riuscito a costruire la macchina del tempo, però il DNA è tra virgolette una macchina del tempo in cui c'è scritto quello che è avvenuto migliaia di anni addietro. Quindi sicuramente non ponetevi limiti innanzitutto, e trovate una via che vi riesca a portare verso quello che è il vostro obiettivo, e questo lo raggiungete solo studiando, approfondendo quello che vi interessa di più o che magari non conoscete, perché veramente la frase più importante è sempre dire non lo so, è sempre meglio ascoltare gli altri piuttosto che voler sopraffare gli altri nella conoscenza. Io ascolto sempre con piacere quello che dicono nei convegni, perché veramente, e ogni volta modifico quelle che sono le mie presentazioni in base a quello che imparo. Anche a lezione, io insegno genetica molecolare, metodologie genetiche, evoluzione e medicina, e ogni anno la presentazione è diversa. Perché? Perché continua la ricerca, si continua a studiare, continuiamo ad approfondire, e questo conoscere è sempre un qualcosa che ci arricchisce sia noi stessi sia nella comunicazione verso gli altri.
Bene, adesso vedo la domanda di un alunno. Leggendo un reportage della Johns Hopkins mi sono sorti alcuni dubbi sulle affermazioni sul Covid di alcuni scienziati premio Nobel. No, preferisco non commentare queste cose. Bene, Ok. ok. Ci sono altre domande? È interessantissimo quello che diceva prima dell'importanza, della centralità dei dati archeologici storici per la ricostruzione delle storie genetiche. Io pensavo da storica al caso degli Etruschi con le testimonianze di Erodoto, di Dionigi di Alicarnasso. Ma ecco, sul DNA antico, quello che incuriosisce molto, quali sono per lo scienziato, per il ricercatore, le difficoltà concrete, specifiche che si incontrano quando si va ad analizzare il DNA antico rispetto a quello moderno. Beh, come dicevo prima, il DNA antico è molto più degradato e quindi servono delle condizioni particolari in cui cerchiamo di preservarlo nel miglior modo possibile. E oltretutto anche andare, non è non siamo solo noi che lo contaminiamo, è anche l'osso che è stato sepolto per tanto tempo, gli scheletri che sono stati sepolti per tanto tempo, sono attaccati da batteri dell'ambiente e quindi la maggior parte del DNA che estraiamo da questi reperti ossei sono DNA che derivano da organismi che si trovano nel terreno. Quindi questa è sicuramente una grandissima difficoltà. Adesso devo dire che le tecniche di sequenziamento che ci sono permettono di superare questo tipo di difficoltà, ma sicuramente se devo fare un paragone tra un campione di DNA estratto da un reperto osseo è paragonabile a più di 100 campioni moderni a livello di informazione, a livello di difficoltà, anche come costi, ma diciamo che in questo caso lasciamo perdere il discorso economico. Bene, non so se non ci sono altre domande, io ringrazio ancora e lascerei la parola alla nostra dirigente. Buonasera, ringrazio tutti per la presenza, in particolare ovviamente il professore Alessandro Achilli per questo incontro così stimolante. Mi permetto in chiusura così una sorta di riflessione di tipo pedagogico-didattico, quindi la rivolgo in primis ai genitori, ma anche ai ragazzi, perché in realtà quello che abbiamo ascoltato ci conduce a una certa considerazione, a una considerazione, cioè che non solo la storia, ma anche no, la scienza descrive il cammino dell'uomo e l'evoluzione delle popolazioni. Addirittura anche la storia dell'arte, no? Come diceva il professore, ci dà notizie, no? Di tipo scientifico. In fondo, i nostri curriculum fatti per discipline, quindi il sapere così frazionato come la scuola ormai lo concepisce, soprattutto la secondaria di primo e di secondo grado, è una sorta di artificio, ecco. Ci piace invece questo approccio, no, un pochino più globale, olistico al sapere. Ci piace, ci interessa, perché anche secondo me e secondo noi quello più corretto dal punto di vista del processo di insegnamento-apprendimento. Dovremmo essere tutti in grado a scuola di affascinare i nostri alunni portandoli dentro, insomma, no? A certi interrogativi. Così utilizzando tutte le chiavi di lettura, quindi tutte le forme di sapere, quindi evitiamo assolutamente, insomma, gli indirizzi addirittura nella scuola di base, invece, ecco,
rapportiamoci con un sapere, con saperi che siano integrati l'uno all'altro, perché serve ragionare, serve approfondire, serve porsi appunto domande e cercare di capire quando ci rendiamo conto che appunto magari non sappiamo, no? E quindi, come diceva il professore, è proprio quello l'input che ci fa crescere così a livello umano, sicuramente, oltre che a livello così di apprendimento scolastico. Io ringrazio anche Elenia, perché sa sempre moderare bene, insomma, gli interventi, sa essere sempre vivace, sorridente, e quindi la ringrazio, perché veramente come figura strumentale per la formazione quest'anno ha svolto un compito importante e in modo impeccabile. Al professore dico che, ecco, spero di rivederlo in presenza e mi piacerebbe, insomma, tracciare così per la scuola media Betti, ma anche per l'istituto nel suo complesso, qualche bel percorso di ricercazione proprio sulle scienze e sull'antropologia. Un grazie a tutti per la presenza. Grazie a voi per l'invito. Grazie a me.